nella mia mente, tu che sempre mi amerai. Tu che giuri e giuro anch'io, anche tu amore mio, così certo e così bello anche tu diventerai, come un vecchio ritornello che nessuno canta più. Siamo all'interno della comunità montana Marsica 1, siamo nell'ufficio del presidente. Il presidente della comunità montana Marsica 1 è Italo Taccone. Buonasera presidente, buonasera. Grazie per questa intervista, questo appuntamento. Allora, Italo Taccone di Celano è in politica da molti anni. Sì, da tantissimi anni. Se pensi che io sono stato candidato una prima volta già nel 1970 alle prime elezioni regionali, poi successivamente sono stato candidato alle elezioni amministrative nel comune di Celano e diciamo da lì ininterrottamente sono passato attraverso varie candidature fino ad oggi. Hai iniziato con il Partito Comunista? Sì, con l'iscrizione al Partito Comunista io ho fatto il candidato con il consiglio regionale come del PC di allora, poi successivamente sono stato candidato al comune, fatto l'assessore, successivamente il sindaco, sempre per conto del PC. Quanti anni avevi quando sei stato sindaco? Avevo circa 30 anni, quasi 30 anni. La prima volta, perché poi sei stato sindaco una seconda volta. Sono stato sindaco dal 1999 al 2004, quando c'era l'elezione diretta del sindaco, ed è stata un'esperienza bellissima perché siamo riusciti a realizzare tantissime cose per la nostra città. Mi sento con la coscienza a posto per aver fatto fino in fondo il mio dovere. Sei stato consigliere provinciale? Sì, sono stato anche consigliere provinciale in un periodo dall'80 all'85, un periodo in cui si parlava più che di province di comprensorie, l'eterno ritornello, provincia sì, provincia no. Io ritengo che invece era sbagliato già allora parlare di comprensorie, perché la provincia ancora oggi può assolvere, secondo me, un ruolo molto importante nella organizzazione dei poteri locali. A proposito di provincia, tu ti sei battuto per la provincia di Avezzano? Io inizialmente ho sostenuto questa cosa della provincia di Avezzano e c'è stato un momento, secondo me, in cui realizzare. Vorrei ricordare il periodo in cui con il compianto avvocato Sergio Cataldi si riuscì a mettere in piedi una petizione, forse quella era l'epoca giusta. Poi nella fase successiva diciamo che questo argomento si è un po' svuotato, nel senso che sono venuti fuori anche richieste da parte di altre realtà del nostro Abruzzo e francamente era improponibile pensare che una regione come l'Abruzzo con 1.200.000 abitanti potesse avere più di 4 province. Abbiamo ricordato il periodo in cui sei stato sindaco la prima volta, era un periodo in cui la lotta politica era piena di forti passioni. Era piena di forti passioni e io penso che si faceva anche con più lealtà. Oggi io vedo che ci sia un po' un arrembaggio per le cariche e a volte non si riescono nemmeno ad approfondire le problematiche, i problemi. La passione politica derivava proprio da questa capacità di riuscire a dialogare anche con le opposizioni in momenti critici, ma nello stesso tempo a dimostrare una forte capacità dal punto di vista amministrativo. Oggi io per esempio non vedo tutta questa passione per i problemi, ognuno pensa di arrivare con molta superficialità a discutere di problemi che a volte sono più grandi di noi e di fronte ai quali spesso diventiamo impotenti. Ma siamo senza speranza? No, io non dico che io ho molta fiducia, per esempio, sul rinnovamento e sui giovani.
Certo che si fa fatica, perché io vedo che insomma non è che emerge facilmente una nuova classe dirigente, ci vuole la passione politica. Se noi veniamo distratti da altre cose, difficilmente poi riusciamo a creare una classe dirigente adeguata con quelle che sono le problematiche di oggi. Poi sei stato nominato delegato del Comune di Celano presso questa comunità montana. Sì, dopo le ultime elezioni come consigliere di minoranza sono venuto qui in comunità montana e anche qui, devo dire, con molto entusiasmo ho cercato, almeno inizialmente, nella fase iniziale, di portare avanti tutta una serie di attività di progettuali. Poi, come ben sai, le note vicende che riguardano un po' il riordino delle comunità montane hanno un po' bloccato questa attività, perché oggi la comunità montana non sappiamo ancora bene che ruolo debba svolgere, perché queste indicazioni ci devono venire dalla regione. Quando sei stato delegato dal Comune di Celano qui al Consiglio della Comunità Montana, questo ente aveva una maggioranza di centrodestra? Sì, quando io sono venuto qui in Comunità Montana, per un certo periodo sono stato all'opposizione di chi governava la Comunità Montana. E devo dire che poi, attraverso una serie di iniziative che hanno convinto una nuova maggioranza a costituirsi, siamo riusciti a presentare una mozione di sfiducia nei confronti dell'esecutivo che c'era allora, e quindi oggi ci ritroviamo qui a governare la comunità montana. Fu un'operazione politica della quale non ti penti? No, nel modo più assoluto, anche perché c'era il totale immobilismo, la comunità montana non riusciva a fare niente, tant'è che quando noi siamo arrivati qui al governo della comunità montana c'era un avanzo di amministrazione abbastanza consistente che noi insomma nel giro di qualche tempo abbiamo utilizzato a favore del nostro territorio e di tutti i comuni della comunità montana. E qui sorge la domanda che molti si pongono: a che cosa servono le comunità montane? Ma su questa cosa delle comunità montane io credo che vada fatta chiarezza. Le comunità montane oggi rappresentano i territori montani. Si è montata nel passato una certa polemica sul ruolo delle comunità montane, perché qualcuno vedeva Ravello, che è una cittadina così bella della costiera amalfitana che faceva parte della comunità montana, dice sì, ma Ravello che c'entra con la montagna? Io ritengo che forse sia esagerato, nel senso che se noi prendiamo l'Abruzzo, avere 19 comunità montane secondo me è qualcosa di poco credibile anche agli occhi dell'opinione pubblica. Ed io senza mezzi termini ho detto, nel momento in cui si è trattato di discutere da parte della regione il riordino delle comunità montane, che per quanto riguarda il nostro territorio e la provincia dell'Aquila noi dovevamo andare a una forte riduzione. 19 comunità in Abruzzo, 8 comunità montane in provincia dell'Aquila, 3 comunità montane sul territorio marsicano. Ma francamente mi sembra un'assurdità. Io, anche se ho attirato su di me qualche critica, ho sostenuto in modo molto lineare e semplice, come sono abituato a fare, che per quanto riguarda il nostro territorio era indispensabile concentrare l'attenzione su 3 macro aree. Per me 3 macro aree sono un po' l'area marsicana, l'area della Peligna Alto Sangro e poi l'Aquilana, insomma, per cui 3 comunità montane possono benissimo rappresentare il nostro territorio. E se ci fossero state deleghe appropriate alle comunità montane, probabilmente insomma, queste comunità montane avrebbero potuto svolgere un lavoro molto importante. E che cosa pensi di chi invece le vuole addirittura abolire? Ma io penso che sia profondamente sbagliato abolire le comunità montane. Riordinarle sì, abolirle no. Perché io facevo questa considerazione su queste macro. Prendiamo la Marsica. Per esempio è un'assurdità pensare che un comune come Avezzano con 40.000 abitanti possa stare dentro la comunità montana, non ha senso. Attualmente la Marsica 1 quanti comuni associa? La Marsica 1 ha 17 comuni, compreso il comune di Avezzano, quindi ha 90.000 abitanti, è una delle comunità montane più grandi d'Italia.
Però con la nuova legge regionale il comune di comuni al di sopra dei 20.000 abitanti restano fuori, per cui il comune di Avezzano rimarrà fuori dalla... no, di 20.000. Solo che Avezzano c'ha 40.000 abitanti, quindi automaticamente rimane fuori dalla comunità montana. Quindi diciamo che si dovrebbe creare una comunità montana con 16 comuni. Poi va visto territorialmente come va ripartito il nostro territorio. Attualmente noi non sappiamo con precisione che cosa avverrà, dipende dalla nuova giunta regionale. La legge regionale prevede soltanto una riduzione da 19 a 15. Poi dipende dai territori. Questa delimitazione territoriale, almeno per quanto riguarda il nostro territorio, io penso che si possa benissimo racchiudere in una sola comunità montana. Ma un'altra considerazione, così solo per insistere, diciamo, polemicamente sul ruolo delle comunità montane. Non c'è una sovrapposizione fra assessorati provinciali all'agricoltura, assessorato regionale, enti di bonifica, consorsi di bonifica, ARSA e così via? Ecco, ma è su questo che noi dobbiamo fare chiarezza. Perché la comunità montana, per esempio, oggi svolge un importantissimo ruolo sul sociale. Per esempio, la nostra comunità montana spende ogni anno, per quanto riguarda le problematiche sociali, 1.500.000 euro e dà servizi a tutti i comuni. Un comune di 800 abitanti, 1.000 abitanti, come potrebbe svolgere quei servizi di assistenza domiciliare, segretariato sociale, assistenza ai minori, ai disabili? Cioè, era impossibile. Io parlo per esperienza diretta, io ho fatto il sindaco, quindi quando io facevo il sindaco, noi a Celano riuscimmo a mettere in piedi un buon servizio sociale, con tantissimi servizi, che costavano notevolmente ai comuni, e lo gestivamo in proprio come comune. Beh, dopo un anno, due anni, noi delegammo tutta la comunità montana, perché era impensabile. E io parlo di un comune già di 11.000 abitanti, quindi anche con risorse, ma un comune di 1.000 abitanti, come pensa di mettere in piedi? E allora noi, se vogliamo cambiare... dobbiamo cambiare cercando anche di potenziare i servizi. Io quando penso alle comunità montane penso per esempio a tutte queste problematiche legate alla forestazione, al dissesto idrogeologico. Ecco, se ci fossero deleghe specifiche, insomma, e risorse, io credo che si potrebbe fare molto. Nell'attesa di ridurre le comunità montane, intanto a quanto pare sono ridotti i finanziamenti per le comunità montane. Ma non solo, si sono più che dimezzate le risorse, sia a livello nazionale sia a livello regionale. I trasferimenti ordinari dello Stato ormai sono ridotti al lumicino, per cui la stessa comunità montana oggi... per le comunità montane oggi sono a rischio gli stessi bilanci, perché non riusciamo con le entrate che noi abbiamo a coprire le spese correnti, le spese di funzionamento dell'ente. Quindi di fronte a questo, insomma, fare una programmazione diventa molto complicato. Se da parte della regione, io mi auguro che il nuovo governo regionale riveda un po' queste tematiche, altrimenti deve fare una scelta chiara. Se vuole tenere in piedi le comunità montane, deve dare alle comunità montane risorse e compiti specifici, e poi le misureremo sul campo per vedere se riescono o meno a portare avanti l'attività che la regione si prefigge nella propria programmazione. Ci sono dei progetti ai quali avete dovuto rinunciare? Sì. Per esempio, io avevo intenzione di realizzare una grossa pista ciclabile che dal comune di Deagozzo ci portasse fino al comune di Villa Vallelonga attraverso il comune di Avezzano. E prova ad immaginare se noi oggi avessimo lungo la tratta della Tiburtina una pista ciclabile che attraversa la Micron, il nucleo industriale, quanta gente usufruirebbe di questo servizio, tenuto conto che almeno in questa parte di territorio noi abbiamo anche diciamo una struttura viaria che, orografica del terreno, che ci consente la realizzazione di una pista di questo tipo. E poi c'erano anche due progetti molto interessanti, uno del comune di Magliano e l'altro di Deagozzo, per quanto riguarda la mobilità interna, per cui se fossimo riusciti a realizzare questo tracciato, insomma, noi credo che avremmo reso un ottimo servizio al territorio.
Poi ci sono stati altri, un altro grosso problema che io ho avuto sempre a cuore e che alcuni li abbiamo anche risolti, poi se è il caso diremo anche le cose che abbiamo fatto. Io parlo delle cose che non siamo riusciti a poter concretizzare. Io per esempio volevo realizzare anche una specie di laboratorio mobile per quanto riguarda, un caseificio mobile per quanto riguarda la produzione del latte, delle formaggi, eccetera. Noi siamo una zona tipicamente montana, con tantissime risorse. Io ho sempre pensato che la crisi si combatte anche valorizzando le peculiarità dei territori, perché la grande industria prima o poi entra in crisi e se noi guardiamo il nostro territorio ci accorgiamo che se fossimo stati più accorti, per esempio verso i nostri territori, i piccoli comuni probabilmente oggi non ci ritroveremmo con questo patema d'animo. Che cosa significa difendere i piccoli territori? Difendere per esempio la pastorizia, difendere l'allevamento, difendere la bellezza naturale. E quindi io avevo questa idea del caseificio mobile che era un po' al servizio di produzioni tipiche locali, al servizio proprio dei pastori. Eravamo riusciti anche a mettere in bilancio la cifra per poterlo realizzare, poi purtroppo vicissitudini di bilancio non ci hanno consentito di realizzare questo importante servizio che noi avremmo reso al territorio. Parliamo di qualche cosa che avete fatto, che avete potuto realizzare. Beh, una cosa che abbiamo realizzato che è molto interessante e importante non solo per il nostro territorio ma io credo per l'intera regione è quella di essere riusciti ad attivare il rifugio per i cani nel comune di Santa Maria, una struttura costruita anni fa dalla comunità montana che per una serie di considerazioni non si riusciva insomma a poter gestire, e questa è stata anche una delle mie critiche per esempio alla passata gestione la quale era titubante nei confronti di questo problema. Io alla fine insomma mi sono assunto le mie responsabilità prima attraverso un affidamento diretto poi con una vera e propria gara e siamo partiti e oggi abbiamo realizzato un rifugio per i cani. Siamo in attesa che da parte della ASL, e ci auguriamo faccia presto, si possa aprire anche il canile sanitario, per cui pensa che servizio noi diamo a questo territorio per combattere il fenomeno del randagismo, che è una delle piaghe che assillano tantissimi nostri comuni, tanto è vero che sono moltissimi gli incidenti di cani che a volte infastidiscono camminatori, chi vuole andare in bicicletta per il territorio. È una bellissima struttura che io invito a visitare, si trova nel comune di Santa Maria, che adesso funziona. Una cosa per esempio che ancora non riusciamo ad attivare è il famoso benedetto mattatoio del comune di Avezzano, che è una cosa... Queste sono di quelle cose dove noi dovremmo, la classe dirigente, la classe deve fare il mea culpa. Lì c'è una struttura per la quale questa comunità montana ha tirato fuori circa 1 milione di euro. Ci sono 3 camion nuovi di zecca, 2 per il trasporto degli animali vivi, 1 per il trasporto della carne macellata. C'è una struttura pronta, non si riesce a gestire. Il comune di Avezzano ha provato anche a fare una gara che è andata deserta, mo si è attivato, io spero che sia la volta buona, anche con una cooperativa di allevatori e con il GAL si sta faticosamente cercando di portare a compimento queste eterne incompiute, perché aprire un mattatoio con sortile a servizio di tutta la Marsica, lo lascio immaginare quali vantaggi arricherebbe a tutti i nostri comuni. L'ambiente politico che vi circonda non è di centrosinistra. Avezzano ha un'amministrazione di centrodestra, la stessa Celano, anche se è sotto regime commissariale. E la regione, il governo nazionale, come vi muovete? Che difficoltà avete, se le avete? Ma io non ho fatto mai distinzione dei colori politici, io ho rivestito incarichi amministrativi in tanti livelli e ho cercato sempre di spogliarmi diciamo, della veste politica per cercare dal punto di vista amministrativo di affrontare le cose, i problemi, cercare di portarle a soluzione.
Per cui io ho particolari, insomma, difficoltà con una forza politica anziché con un'altra, non le ho trovate, perché poi i problemi quando si pongono sono quelli, insomma, non è che... E io per esempio sono battuto tantissimo per scongiurare quello che poi è successo per quanto riguarda la tratta ferroviaria Avezzano-Roma, e oggi è sotto gli occhi di tutti questi treni, ormai insomma sono diventati qualche cosa di poco piacevole per chi è costretto a viaggiare. Quindi io l'ho fatto quando c'erano i governi di centrosinistra, mi sono battuto, l'ho fatto quando c'erano i governi di centrodestra, e mi auguro che prima o poi, insomma, qualcuno prenda seriamente a cuore queste problematiche, perché per me l'infrastruttura, un'infrastruttura come questa, credo che sia il volano per far decollare la nostra economia, altrimenti è inutile che parliamo di sviluppo economico quando a 100 km da Roma impieghiamo ancora 2 ore per arrivarci. Il futuro della comunità montana Marsica 1 non è azzurro come questa parete che è alle tue spalle. E il futuro politico di Italo Taccone qual è? Ma io per il momento continuo a svolgere questo ruolo fin quando non si creerà un nuovo organismo che sostituirà quello che attualmente dirige la comunità montana. In base alla nuova legge regionale recentemente approvata, noi dovremmo avere, con il rinnovo delle elezioni amministrative, un rappresentante per ogni comune. Adesso, anziché tre. Adesso abbiamo 2 rappresentanti della maggioranza e 1 della minoranza. Dovrebbe uscire il comune di Avezzano, per cui noi dovremmo passare dagli attuali 51 consiglieri alla comunità montana soltanto a 16 consiglieri della comunità montana. Poi dobbiamo vedere che ruolo giocheranno le altre 2 comunità montane, se se ne fa una soltanto per tutto il territorio, oppure resteranno tutte e tre, oppure se ne faranno 2, questo noi ancora non lo sappiamo. E io continuerò sempre a seguire i problemi, perché poi non è che bisogna fare per forza l'amministratore per interessarsi delle problematiche. Io una cosa sola vorrei, ci tengo tanto, è che vorrei contribuire, ecco, a stare vicino a quei giovani che si affacciano alla politica, per dire loro che poi non è così brutta la politica. La politica è fatta di passione, e noi, se riusciamo a riscoprire questo valore così importante, io credo che prima o poi usciremo dal tunnel e ridaremo speranza a tantissime persone, perché poi questo nostro territorio è così bello e credo merita una classe dirigente che sia nelle condizioni di farlo decollare e di portarlo al centro dell'interesse e delle problematiche regionali. Italo Taccone è uno dei principali esponenti del PD nella Marsica. Come sta il PD nella Marsica? Ma il PD nella Marsica risente un po' delle problematiche che noi abbiamo a livello più generale. Io dico con molta franchezza, aspetto che si vada verso un tesseramento compiuto e quindi all'organizzazione di congressi, perché mi sembra che sia giusto che una linea politica, insomma, venga stabilita in un congresso. Attualmente vedo che, insomma, ancora non riusciamo a realizzare un partito così come erano concepiti i partiti tradizionali di una volta. Non perché noi vogliamo tornare al passato, perché quello è un passato al quale secondo me noi non possiamo tornare, ma un partito moderno, un partito che sappia guardare al futuro e un partito che soprattutto riesca ad attirare forze nuove e non soltanto coloro che guardano i partiti per interessi propri e non come invece strutture dove si lavora al servizio della collettività. Ma è un problema di persone o di idee? Io credo che sia anche un problema di modo di organizzarsi all'interno di queste strutture, perché la politica è cambiata, però io vedo che gli uomini, insomma, fanno fatica a cambiare, per cui a volte è difficile che si riesca ad avere idee abbastanza identiche su determinati problemi.
Io non credo che oggi un partito possa essere monolitico, nel senso che ognuno deve ubbidire a una certa disciplina, ma deve avere però una linea, come avveniva una volta, insomma, dove ci si confronta, ma poi si arriva a una sintesi, per cui è quella la sintesi che deve essere un po' la guida, la stella cometa verso la quale tutti dobbiamo guardare. Abbiamo terminato, grazie a Italo Taccone. Come passi il tempo libero, se ne hai? Io il tempo libero, quando non sono impegnato qui nell'attività della comunità montana, lo passo intanto leggendo moltissimo, quasi tutti i giornali leggo, e poi facendo lunghe passeggiate, perché mi sono accorto che facendo lunghe passeggiate fa bene alla salute.